Ah, ancora 3 minuti qua e siamo pronti per fare i video e... Pronto? Mamma, sì. No, mamma, stiamo per registrare, no? Sì, mi sono messo le mutande, sì, la canottiera. Sì. Cosa c'è? Sono al telefono. Non è che la calcolatrice. Ecco perché è un po' spiaccicata neanche una parola sta qua. Bene a tutti ragazzi, qui Wolf. Jacopo Mi. Oggi siamo su un altro gioco che è Borderlands 2. No, il primo Borderlands, Io devo scusatemi. dire che è molto bello perché c'ha sta grafica fumettistica tutta. Ma comunque adesso mi scuso subito per la mia voce, ma È purtroppo. caduto dalle scale, si è rotto una gamba. No, che si può dire ragazzi che sto sbagliando strada? È colpa di Windows 8. No, che l'inverno ha colpito anche a me. Ecco. Comunque, adesso Infatti siamo in passiamo. estate. Che cavolo stai dicendo? Allora. Vabbè, poi comunque adesso, Perché ragazzi. voi non lo sapete, ma adesso siamo in inverno, ma però quando ne abbiamo registrato il video, allora era estate, no? Però adesso abbiamo trovato la scusa che ci scusiamo per il momento Vabbè. con carichiamo. Insomma, avete capito, no? Sì, comunque, Tutte le adesso direi storielle. subito di parlare di questo gioco che è Borderlands, gioco oserei dire abbastanza conosciuto. Bra. Chiariamoci subito che questo non è il gioco originale, ma è Insomma, una. No, è un coso un po'. un'espansione che si chiama. E tu com'è che l'hai ottenuto? Com'è che l'hai ottenuto? Crackdown New Robot Revolution, come cavolo si chiama? Sì. L'abbiamo craccato! No. No, perché su PlayStation 3 ho trovato la GOTY di questo gioco a 20 euro per quello che E dura. poi soprattutto perché non abbiamo la PS3 craccata, quindi Perché se no si potrebbe è giocare tutto online. regolare. Comunque adesso stavo dicendo che adesso iniziamo a fare qualche missione. Sì. Comunque adesso Intanto spieghiamo, ragazzi, mi aspetta. Aspetta, spieghi la storiella poi dopo di Windows adesso no, 8. direi subito di parlare di questo gioco che è una metà fra un FPS free roaming in stile direi Far Cry, anche se i nemici sono molto più stupidi, ma è Sì. anche un gioco di ruolo visto che ci sono dei livelli, c'è cioè la crescita del personaggio, poi le varie armi crescono comunque di più grado, più cresce i livelli, le varie armi fanno un dato danno a seconda di vari elementi. E allora vi spieghiamo intanto la Poi aspetta, adesso volevo storiella, anche non dire che le ancora. armi, comunque come penso potete vedere, avete anche qua la crescita dei livelli delle armi, avete anche le armi vari dati. La cosa interessante è che se voi certe armi hanno delle particolari, per esempio c'è uno che si dice utile per fare il mazzo a Ettore, poi c'è un buon tocco, senti che puntura, ti aumenta di piombo, e poi ci sono degli effetti elementari che possono essere l'esplosivo, Sì. i grandi esplosivi. C'è il balistico, c'è il balistico. Bellissimo, no? Non c'è il balistico, cacchio. L'unica cosa Ah più no, adesso aspetta, interessante. adesso vedrete se la trovo. Ecco, questa pistola qua che ha un danno corrosivo che è abbastanza bella. Comunque, secondo la storia, qua praticamente la storia qua parla della Era Hyperion Corporation, che per chi non lo sapesse. Vabbè, poi diventa anche il nemico nel secondo Borderlands, che vuole eliminare i cacciatori della cripta. Il problema è che in carica un Claptrap, che chi non lo sapesse sono, adesso li trovo, sono i robottini che vedete sopra il simbolo delle, sopra il nome delle armi, che sono quasi il simbolo di questo gioco. Si vendica perché vede che sono maltrattati e adesso c'è tutta la storia. Infatti vedete Claptrap e tutto. È una cosa abbastanza interessante anche il fucile a cecchino, che adesso ve lo farò vedere, che è una metà fa un fucile a cecchino, vabbè, per le sue caratteristiche. Poi è un fucile a pompa per la sua ricarica, perché ricarica come un fucile a pompa. Ed è anche una specie di revolver in quanto a il caricatore a tamburo. Comunque adesso diciamo anche un'altra cosa, e Allora, cioè che i nemici che vedete qua sarebbero i banditi, non sono veri banditi, ma sono dei banditi in realtà che erano morti e che sono
ai nati, diciamo, attraverso la tecnologia dei clap-up. Vabbè, una cosa che questa è proprio normalissima, tipica di tutti i giochi che i morti risorgono, no? Ah no, Anche in forse God, soprattutto. Soprattutto. Passetto di recuperare una figura del tuo buon amico Marcus, quella che sono indolata. Se avete capito che la mia voce è quella che Vabbè, infatti si sente tutto un po' svigolante. è. Comunque, aspetta, volevo dire che qua ci sono anche quattro classiche, il guerriero, che sono il guerriero, la sirena, il berserker e il cacciatore. Io sono un cacciatore. E queste classi hanno diverse attività speciali, per esempio il mio è quello che ho un corvo che mi segue e attacca i nemici, il soldato ha una torretta robot e la sirena può passare, diciamo, insieme in un'altra dimensione per uccidere i nemici. E l'ultima caratteristica è quella del berserker che diventa super resistente può attaccare con i nemici. Quasi per intenderci come il Maniac di Ghost. Adesso come vedete sto morendo perché io ci non sto tanto bene. Quindi direi di tirare fuori il nostro bel fucile d'assalto. E Ho la mia parliamo radio. No, anche. cavolo, sono morto per colpa di un maniaco Allora, parliamo intanto maleducato. delle ultime news che sono corse con Windows 8 perché. No, dai, non ci credo. Allora, ragazzi, sono arrivato a 9 milioni di dollari e i soldi adesso non li posso più guadagnare perché sono arrivato al massimo. Che schifo. Allora, Comunque adesso farei parlare un pochettino Jacopo Jacomi. Mi, che c'ha una voglia matta di dirvi quanto odia Windows Ma così 8. almeno sentite la mia voce un po'. Allora, vi spiego. Praticamente abbiamo fatto qui una roba. Aspetta, adesso sentite, questo qua è Ninja Assassin Claptrap. Sì, Allora, per chi vi non spiego. sapesse, comunque questo ninja è quasi una parodia dei grandi comunisti del passato, come per esempio potrebbe essere Castro o altre cose. Ecco, vedete, questi qua sono i Claptrap, che però sono quelli che vanno contro. Quelli che vedete si sono. Cioè come dire si sono. Scusate, ma qua ci sono tutte le mucche che girano. Allora, vi spieghiamo, noi praticamente Windows ci ha offerto la possibilità di avere Windows 8.1 gratis, l'aggiornamento da Si Windows sono 8 sul mio. PC di Wolf, e dato che continuava a crashare, abbiamo pensato che facendo sto magico aggiornamento che ci hanno offerto, che però andava fatto mezzanotte dentro un cerchio di fuoco tracciato col sangue di gallo nero, Non praticamente credo che sia l'abbiamo proprio così, fatto sai. per evitare i crash del computer. È solo che adesso praticamente la metà dei programmi che avevamo non va più e insomma cosa va Informatevi su malissima. quelle nuove Yukam. Allora, Yucam abbiamo avuto un casino di problemi che non va più perché poi crasha, blocca il PC, dobbiamo formattare tutto il computer, l'hard disk. Allora, Formattarlo tutto, no, anche. sì, no, formattare l'hard disk. No, col E cavolo, la metterci disco. sopra Windows 3.1. Allora, Cavolo. perché è il migliore in assoluto. Allora, quindi praticamente abbiamo fatto tutto, stiamo reinstallando in questo stesso momento in cui stiamo registrando BlueStacks per fare, perché noi usiamo un casino i giochi Android su PC perché poi faremo tanti video in cui sminchiamo, che tanto poi è difficilissimo perché i giochi per Android ci devi giocare con le dita, quindi di mouse ce n'è uno, di dita ce n'è 10, insomma i giochi che richiedono 10 dita sono un po' più complicati da fare al PC, ma vabbè. E faremo un casino di Decidiamo video, che ogni eccetera. dita equivale a un Un click del mouse, dito, sì, no, un dito equivale a un tasto. E del poi mouse. mettiamo ogni tasto per la coordinata dello schermo, no? Quindi tu premi il tasto e premi il dito e premi sta coordinata qua dello schermo. E poi tenendo premuti più tasti, a seconda di come premi in sequenza, il dito scorre da un tasto all'altro. Quindi stiamo facendo un lavorone, eh? Intanto c'abbiamo i problemi perché avevamo No, però aspetta, installato. non ho capito una cosa. Come mai sono dovuto andare avanti adesso per completare la missione per recuperare questi bamboline qua? Devo ritornare indietro? Comunque sto dicendo, a proposito delle armi, ecco una cosa che mi stavo per scordare. Borderlands è diventato famoso perché ha il cosiddetto generatore di armi casuali. Che
permette di creare un sacco di armi. Diciamo che questa cosa è mezza vera in questo, nel primo Borderlands, quanto comunque per esempio i fucili d'assalto alla fine si assomigliano tutti, mentre gli altri in Borderlands 2 cambiano. No, guarda questa immagine, c'è Castro con l'occhio dei Claptrap. Ma non si notava tanto che era poi così, cioè. Secondo me Castro si fosse ancora. 4, 7, 9, 3. Però Castro ancora vivo pure no? Andiamo a vedere un secondino, che qui c'è un casino, perché noi praticamente non potremmo installare BlueStacks su questo PC perché non riconosce la scheda grafica, però con qualche piccolo hack ce l'abbiamo fatto lo stesso. E poi abbiamo dato Claptrap, combattente per la libertà, che è morto. Poi forte, perché se voi li fate, cioè qua comunque seguendo anche il... qua si può dire che segue in parte la filosofia dei giochi di ruolo, secondo cui esistono i colpi critici, e quando fa dei colpi critici soprattutto agli avversari più potenti fa tutti dei vari commenti, cioè cose di questo genere. Mi dispiace adesso che comunque in questo video qua non vi potremo far vedere i veicoli, che sono abbastanza divertenti da guardare. Allora, praticamente noi stiamo facendo tutto un casino. No, aspetta, aspetta. Allora, cavi, dal masso confuso l'interiore di Claptrap, Tanni dovrebbe riuscire a farne qualcosa, che è un programma. Era forte il commento sulla scheda madre che dice: il cervello che sta dietro tutto quanto non è molto grande. Segnale. Poi gli ingranaggi sono utili per tutto, tranne che per un sacco di cose. Allora, praticamente più bello fino a qualche tempo fa BlueStacks praticamente non riuscivamo a installarlo sul computer, abbiamo dovuto fargli delle modifiche perché non riconosceva la scheda grafica. Adesso, attenzione, eravamo costretti a navigare con una versione schifosissima, vecchia, tutta modificata, che ogni tanto non andava. Adesso, attenzione signori, abbiamo la versione nuova, nuova, funzionante. Ringraziamo un casino quelli che hanno fatto BlueStacks compatibile per il nostro PC. Sono dei cazzo di geni, cioè hanno fatto un lavorone eccezionale. Comunque ragazzi, possiamo dire che a questi Claptrap è più semplice fare uno usare il cecchino che in Call of Duty. Cioè fare uno scopo a questi giochi è troppo semplice. L'unico problema è che è un pochino lento BlueStacks, è da 40 minuti che è su caricamento, sarà perché è la prima installazione. Ah ecco, ci ha già mandato in full screen, questo qui, Wolf, vabbè, capita. Sarà il tuo nuovo cellulare virtuale per il PC. Adesso è bello, dai. Sì, è l'emulazione della schermata di un tablet. Devo soltanto capire come cazzo si fa a metterlo a schermo non intero, perché, oh ecco, così va meglio. Allora, su, vediamo un pochino le impostazioni di questo coso qua. Adesso devo ancora orientarmi perché non mi ricordo bene come si fa. Nessuno. Comunque è bello ragazzi, che io non sapesse, qua c'è, sto combattendo contro la versione Claptrap di Ned, che è il nemico di un DLC che ora è naturalmente giocato, che era l'isola zombie di Dr. Ned. Allora, vediamo un po'. Cioè c'è tutta la storia. Allora, abbiamo la lingua che è completamente in italiano, vediamo un pochino le varie impostazioni. Allora, audio. La suoneria del telefono, che mi immagino sia eccezionale, suoni a pressione, suono di sblocco dello schermo. Memoria, spazio totale 787 giga. Le applicazioni installate, cacchio. Non ci abbiamo le applicazioni che ci avevamo prima, Wolf. Vabbè, poi le installiamo. No, aspetta, magari. Dai. Sto scorrendo tra centinaia di applicazioni. Se troviamo WhatsApp, no, non c'è. C'è un'applicazione strana che ha un nome tutto un po' giapponese. Ecco, poi a proposito di giapponese, vi facciamo vedere, vi leggiamo le super mail che ci sono arrivate. Che hanno mandato che hanno mandato a me, che io non so perché me le hanno mandate, però li ringrazio lo stesso. Sono leggermente in giapponese, giappocinese, non so, una roba così. Ecco, ma che cazzo. C'ha delle tastiere che sono impronipabili. Non l'ho capita, sai. Allora, sintesi vocale, velocità del puntatore. Cos'è sta roba qua in giapponese? Ma
Allora, abbiamo qualche problemino per quanto riguarda le. Sì, anche qualche problemino perché in questo gioco qua bisogna fare un po' di parkour. C'è? Attenzione, c'è la tastiera italiana! C'è la tastiera italiana! Sì! C'è la conquista che ci È sia. una conquista eccezionale. C'è anche. Chissà perché dentro BlueStacks c'è Flappy Bird già installato! Questa è una cosa eccezionale. Allora, impostazioni data e ora. Allora, bla bla bla. Stiamo facendo tutte le super impostazioni. Vediamo tutti i contatti. Un account esistente Google non adesso. Cavolo, potevamo esportarli i contatti, Wolf. Non ci avevo pensato. Allora, vediamo un attimino. Bla 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 bla. Cavolo. Boh, ma adesso installiamoci, attenzione, cerca, installiamo WhatsApp. Ma comunque a questo proposito devi fare una piccola ricerca perché ho letto, sono curioso di sapere se Castro Allora, è morto oppure dimmi no. come si scrive che io te lo dico. Fidel Castro. Ah già, Fidel Castro, chi non lo sa. Allora, Fidel Castro. Poi vi leggiamo una news di WhatsApp. Allora, Fidel Castro, eh sì. Allora, Fidel Castro è vivo. Come ancora È vivo. vivo. Ha 87 anni. Ed è anche brutto. Cioè, volevo dire, simpaticone. Anche se è un po' comunista. Un pochino. Però, vabbè. Naturalmente io sono stupido perché non ho visto sto coso qua. Allora, innanzitutto vi leggiamo la stramail che ci è arrivata su Gmail. Vi facciamo vedere l'immagine un pochino censurata perché abbiamo dovuto togliere un po' di roba. Che è sta roba? Mail Sì, un to. po' di dati, Abbiamo dovuto ragazzi. togliere Ma un pochino i dati fra i quali nomi, cognomi, comunque aspetta, indirizzi questo email, qua eccetera. direi, se volevo anche dire, che su questo Borderlands, cioè comunque faremo soltanto questo video, visto che mentre ormai l'ho finito, perché lo facciamo qua perché adesso forse l'avevo letto, non mi ricordo più, comunque la storia è già finita. Però magari faremo adesso quando incominciamo Borderlands 2, perché poi vi spiegherò bene perché ho dovuto ricominciare tutto. Magari intanto faremo qualche video aggiornamento perché comunque alla fine Borderlands, diciamocelo, è comunque un bel gioco, dai. Allora, che è sta cosa? Sì, scarica per Android la versione bla 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 di WhatsApp. Download, aprilo con BlueStacks. Attenzione, ok, allora, ci è arrivata sta mail qua, ormai avrete già visto l'immagine, penso. Boh, poi Ma noi vediamo. l'abbiamo tradotta con Google Translate. Allora, ve la leggiamo un po' velocemente, non ci capirete niente tanto lo stesso. Io assolutamente non voglio lavare i piatti, spazzare, lavare i piatti. Io assolutamente voglio spazzare il pavimento ed entrambi fare insieme, punto interrogativo. Quindi non so se si dovrebbe leggere. Io assolutamente voglio lavare i piatti, spazzare, lavare i piatti. Io assolutamente voglio spazzare il pavimento, Se non lo entrambi sai fare te, insieme. se non lo Oppure sai non so te. come si pronuncia. A proposito di spazzino, vi facciamo vedere la nostra super immagine che abbiamo trovato che fa capire quanto questa ragazza che mi ha scritto, che penso sia giapponese, voglia scopare il pavimento. Ecco, Ma contiene immagini subliminali sta siamo sicuri che non immagine. sia in realtà un uomo? Continuiamo. Non si sa, è stato inviato da 163.com, che come tutti sanno, io avevo già fatto una ricerca. È naturalmente un coso, un sito giapponese, tipo un Gmail, ma giapponese, Comunque è un sconosciuto. sito di dubbia Gmail. fama. Allora, ecco, leggiamo, continuiamo allora. E quando ero un alieno, ah! Cioè, questa qui poi è una roba tradotta proprio. Nonna, una scappatoia e fare dingui fa i peli del torace. Schermo blu della morte erano dello stesso colore. Vivere 20 anni non per la patria, per le persone a far qualcosa, ogni pensiero di questo, il cuore spezzato. Il mio amico, il nome della sua ragazza e il suo cellulare, poi si sono lasciati. A proposito di cellulare, dobbiamo leggere, dobbiamo fare WhatsApp. Allora, Così adesso a caso. dobbiamo mettere il coso di WhatsApp per il telefono di Wolf.
Adesso facciamo, attiviamo WhatsApp per il telefono di Wolf. Allora, vediamo un attimino, scusate, ma devo mettermi il telefono. Ce l'ho, però. Wolf, funziona anche il tasterino numerico su WhatsApp adesso. Allora, leggiamo il numero. Allora, 3. No, cazzo. Ok, allora. Il suo, perché devo contarlo io questo video qua. No, ma va, lo monto io. Allora, attenzione, attenzione, adesso vi spieghiamo. Allora, stiamo mettendo WhatsApp sul telefono, che è una cosa illegalissima. Dov'è il tuo telefono, Wolf? Beh, non si sa. Come non si sa? Non lo so. Allora, stiamo cercando il telefono di Wolf da ore. Cioè, da adesso. Dov'è Wolf? Come sarebbe a dire non lo so? Ok, abbiamo trovato il telefono di Wolf, ragazzi. Non ci crederete, ma si è sentito fino a qua, ovunque. Ah, ecco perché l'abbiamo trovato. Allora, è arrivato il messaggino, un nuovo messaggio contenente un codice segreto spedito da Mark Zuckerberg. Cioè, il messaggio segreto. Ok, ecco qua il messaggino col codice. Il codice, cioè, segreto, il codice segreto di WhatsApp. Adesso dobbiamo aspettare 4 minuti e 06, che poi ci dice che non è riuscito a spedire un SMS quando invece ha spedito. Mettiamo il codice segreto e funziona, abbiamo craccato WhatsApp. Ok, detto questo, che è illegalissimo, non fatelo perché è brutto. Allora, detto questo, continuiamo a leggere. Di questo il cuore è spezzato, il mio amico, il nome della sua ragazza e il suo cellulare. Poi si sono lasciati, ma non divenne mangiare come può sforzo per perdere peso. Ah, da quando sono diventato una bolla feci, nessuno oserebbe passo sulla mia testa. Prima incontrato la tentazione sempre Zurobilanguan. Che parola lunga. Senza torture prima di lui era sempre inflessibile. Biancheria intima, precedenza artigli, vedere il culo, culo sguardo intimo ora artigliato infradito. Ma aspetta, la mia impressione questo cecchino qua sembra che abbia la CPU balistica di Black Ops 2. Bla bla bla. La mia gente, qualcosa che brucia carta morta. No, dai. Ciao, lo accetta. Ha avuto problemi andando a rimanere comunicazione lupo coppia. No, no, ho saltato una riga. Ecco perché non aveva senso, mi pareva. Allora, la mia gente, qualcosa che brucia carta morta, ha avuto problemi andando a rimanere. Comunque, regime, aspetta, fatto volevo dire che regime fatto lo stesso, comunista, no? Adesso dobbiamo fare un'altra missione dopo aver completato quella prima, quindi tanto che ci sono vanno un pochettino avanti con la storia. Perché questo gioco qua lo voglio finire. Il declino Gobi con i ringraziamenti IAC. Compassione con il testo della comunicazione lupo coppia. No, non ha senso lo stesso. Neanche. Ma cosa c'entra il lupo? Non lo so. È lupo. Beh, l'ha tradotto Google Translate. Esperienza, permesso e circolazione. Avviso ubriaco, ubriaco, vasti aeree. Non possono essere fatte bene. Ecco cos'è che ha bevuto sto qua. Per scrivermi. Non possono essere fatte bene uniforme, grazie con. Invito, essenza lunga. Essenza lunga, no? Essenza lunga, Zhang Fengzi. La lode e vergogna. Minchia, è lunga sta roba qua, eh. Oh, c'è sto qua che parla. Ma che schifo. No, aspetta, adesso voglio un attimo vedere la roba di fortissimo, le presentazioni. In Borderlands 2 fa anche dei commenti. Vabbè, continuiamo. Invito essenza lunga, Zhang Fengzi, la lode e vergogna. Sereno maglia orizzontale, perché la maglia può anche essere verticale. Predilirante, prima deluso, tratti, notizie altrettanto precario, nero, la qualità respirare. Eh sì, c'ha proprio ragione sto qua. Sai che penso che nessuno abbia capito niente. Ma non so, io qualcosina ho capito, cioè. Vabbè, insomma, lasciamo perdere che è meglio. Allora. No, un attimino che qui ci abbiamo ancora il robo incompatibilità per, perché noi Blue Stacks prima lo usavamo, sì. Bla bla bla. Ok, allora continuiamo con la nostra super lettura, che qua è geniale sta cosa, no? Sì, Wolf, che naturalmente mi è sempre piaciuto fare stragi di nemici.
Delirante, prime, deluso, trattati, notizie altrettanto precario, nero, acqualità respirare. Avevo già letto, sì. Sì, se non ricordo il fa. Allora, sto messaggio qua, probabilmente io credo che chi l'ha scritto volesse semplicemente dirmi che dovevo chiudere il rubinetto di casa che avevo lasciato aperto. Comunque, se ti aspetti una risposta, tu che ci stai guardando, che sicuramente sei tu quello che ci sta guardando, che ha scritto sta mail, la mia risposta è sì, sicuramente ti devi confidare con le tue amiche. Perché casi come questi vanno trattati con i parenti, con gli amici, con i conoscenti in generale, parlane anche con i professori, col tuo psicologo magari che ne hai bisogno. E niente, insomma, continua a scriverci mail come queste che sono sempre apprezzate e ben accette come Due quelle. fanno ridere. Quindi Ecco. ragazzi, a questo punto direi di chiudere questo video. Ci vediamo la prossima volta, vedremo Sì, se riusciremo a comunque, installare BlueStacks da e WhatsApp, eccetera. E soprattutto se mi passerà. poi la prossima volta, mentre Wolf giocherà, io rutterò tra l'altro anche BlueStacks, perché chi non lo sa che oltre a rutare i cellulari fa il jailbreak degli iPhone, si può rutare anche BlueStacks, certo. Illegale, non lo fate. Soltanto noi possiamo farlo. Quindi a Ecco. questo punto, bella a tutti da Wolf. E da Jacopo Mi. Quindi lasciate un like e commentate se il video vi è piaciuto, Vabbè, le iscrivetevi solite minchiate. Ciao a al prossimo tutti! video.